atleta vive di sogni, vive di sogni, vive di stimoli. Cioè io a 45 anni mi trovo a disputare l'ennesimo campione del mondo. Chi l'avrebbe mai detto? Chi me lo fa fare? Solo un sogno. Sono 7 mesi che mi sto preparando per questo campionato. È uno sport che non tutti riescono a fare perché bisogna fare delle rinunce, dei sacrifici, poi insomma non è uno sport violento come vogliono far vedere, però è uno sport di contatto. Diciamo che la preparazione per un campione del mondo è lunga, non che le altre siano meno lunghe, però è più impegnativa, è più dettagliata. Si inizia con una preparazione di fondo per poi passare a una preparazione di guanti e sparring e poi allungarsi con uno scioglimento, un recupero. Con il maestro Massai stiamo facendo un ottimo lavoro. Adesso siamo in una fase centrale, ieri abbiamo disputato 10 round di guanti con 2 sparring, la settimana prossima dovevamo disputarli anche domani, soltanto che abbiamo lasciato, cerchiamo di recuperare un paio di giorni, e lunedì si inizia di nuovo con lo sparring partner, che vengono 2 ragazzi, fino a quando poi a 20 giorni dal combattimento ne verrà un altro, per cui 3 atleti che li impegneranno in 12 riprese. Mario Massai per me è il massimo degli insegnanti. Perché? Perché c'è un feeling tra me e lui, ci conosciamo da quando eravamo bambini, abbiamo conquistato il titolo del mondo dei pesi medi proprio con Massai, abbiamo fatto 15 campioni del mondo, ne abbiamo vinti 12, per cui penso sia un bel biglietto da visita. 117 a 110, quindi si conferma campione del mondo dei supermedi versione WBU Silvio Branco. Fragomeni è un picchiatore puro, viene dentro, è asfissiante, è continuo, non molla mai, inizia ad un ritmo e termina ad un ritmo, è un atleta che si allena costantemente ed è sempre il massimo. Quindi mi sto allenando sulla resistenza, mi sto allenando sulla velocità, lui essendo un massimo leggero naturale, cioè 90 kg naturali, e io vengo da un peso inferiore, devo sfruttare quelle che sono le mie doti, la velocità, il lungo, devo essere un fantasma, non dovrà mai prendermi lui. Finalmente siamo arrivati all'evento di Fragomeni Branco, dopo tanti mesi, dopo alcuni rinvii, finalmente siamo riusciti nell'intento di fare questo mondiale interim, che sarebbe il Silver WBC. Sono due pugili che si rispettano. Sono due pugili che si conoscono da una vita, sono due pugili che si sono allenati insieme per anni. Parlando del mondiale Silver Branco Fragomeni, è una cosa importantissima da tanti punti di vista, perché il prossimo sarà in un certo senso uno sfidante ufficiale, bensì a una fetta di quel titolo che può darci a Emanuele. Perciò creare un avvenimento in Italia così importante non è da tutti i giorni, voglio dire. È un avvenimento importante, abbiamo un grande atleta come Branco che sfida un altro grande atleta come Fragomeni, Roma-Milano e Pavia, diciamo, è anche, se vogliamo, una capitale come Roma e Milano, è stata capitale dei Longobardi. Noi
riteniamo che all'interno di questa cornice si potrà offrire un grande spettacolo di sport e un grande spettacolo per tutti gli appassionati dello sport, non solo per gli appassionati di pugilato. Noi ringraziamo questi grandi atleti perché ci fanno veramente onore ad essere con noi sabato sera e soprattutto ringraziamo quegli appassionati che vorranno essere con noi per godere una grande serata di sport, un grande avvenimento. Io sono stato l'unico campione d'Europa, italiano, quindi in Europa ho preso 3 titoli in 3 categorie di peso diverso, cioè hanno provato più atleti e non mi è riuscito. Ho raggiunto il massimo livello, sono diventato campione del mondo di una sigla WBU, sì, ma c'era Vernon Phillips, c'era Robbie Reed, c'era Glenn Coffey Johnson, cioè tutti i campioni che poi sono diventati campioni del mondo WBC o erano stati campioni del mondo della WBC. Per me è uno stimolo perché comunque combatto con un campione che sa come stare sul ring, è molto più esperto di me, come dire, incontrare un campione come Silvio Blanco è un'opportunità, un grande stimolo per andare avanti. Il mio obiettivo è associarmi ai grandi campioni americani, Floyd Mayweather, Ray Sugar Leonard, Roy Jones, tutti questi grandi campioni. Questo è il mio obiettivo, conquistare la quarta corona in 4 categorie di peso diverso. Ogni match ha la sua storia, ogni match ha una storia diversa e poi indipendentemente dal fatto che ci conosciamo e che ci siamo allenati tantissimo assieme, in allenamento è una cosa, il combattimento è completamente diverso, c'è tensione, c'è la passione, c'è il traguardo di arrivare a quello che stiamo facendo, quindi cambia tutto. So che non sarà un combattimento semplice, facile, ma so anche che non sarà un combattimento cattivo, perché in questo match vincerà sicuramente lo sport del pugilato italiano. Bene col diretto a sinistro, sì. Silvio, che è quello che deve fare per non far avvicinare Giacobbe sulla distanza e Giacobbe deve avere la bravura e la capacità di riuscire a evitare quel colpo e di andare alla corta distanza per poter lavorare con 7 2 9. Prova ad accorciare la distanza Fragomeni, ma riesce a bloccare le iniziative Branco. Campionato del mondo silver dei massimi leggeri WBC. È stato uno scambio bellissimo che ha chiuso con il destro Branco. Vedi quando dico che colpi lì per appoggiare, per prepararsi, per caricarsi, per cercare poi lo spazio per portare con il destro. Invece è stato Branco che ha dato segno con 3 diretti consecutivi. Sì. La differenza è che i colpi di Silvio sono più leggeri ma vanno a segno, quelli sì. Di Giacobbe sono più caricati ma sono più imprecisi. Giacobbe Fragomeni è già stato campione del mondo dei massimi leggeri WBC, Silvio Branco è stato l'ultima volta
campione del mondo dei medio massimi per la versione WBA, dopo aver conquistato anche il titolo dei super medi e dei medi WBA. È il diretto destro di Franco che sta facendo la differenza in questo momento. Sì, ma c'è stato anche un bravo, quel lavoro al corpo di Giacobbe. È un match molto bello. Guarda la rabbia, la determinazione di Branco per replicare. Non dobbiamo dimenticare che il match è previsto sulla distanza delle 12 riprese. Siamo Franco, due ragazzi, uno di 45, uno di 42 anni, che sono ancora sul ring a sacrificarsi. Questo è un esempio non solo per lo sport, ma per tutta la gioventù, in un momento in cui tanti giovani si perdono in un bicchiere d'acqua. È una bella lezione, una bella lezione. Match, queste due riprese stanno andando anche oltre le aspettative, perché dopo abbiamo già visto degli scambi veri, certo, con veemenza, tutti e due hanno voglia di vincere e c'è un grande dispetto di vedere.